Oggi vi spiegherò come dobbiamo tenere, possiamo pulire il nostro vano spoletta. Allora, rimuoviamo innanzitutto il vano accessori, apriamo lo sportellino e cominciamo a smontare la nostra spoletta. Allora, la togliamo. A questo punto, una volta che abbiamo tolto la spoletta, vedete ci sono due levette nere. Quelle due levette vanno aperte verso l'esterno. Le dovete allargare verso l'esterno e togliete la prima parte del nostro vano spoletta, che vedete che è pieno di polvere. Questa è la polvere che ovviamente rilasciano le nostre stoffe quando cuciamo. Prendiamo un pennello qualunque e cominciamo a spolverarle. Una volta che abbiamo spolverato la prima parte, cominciamo a togliere anche il resto, una mezzaluna che troverete sul lato destro del vostro vano spoletta. Anche questo, se è sporco, all'occorrenza lo dovete pulire. Dopodiché andate a pulire direttamente con il pennellino all'interno del vano e lì troverete, infatti vedete che scende giù tutta questa polvere, diciamo, sono tutti i nostri fili che possono rimanere incastrati lì dentro. Una volta puliti, dobbiamo rimontare ovviamente il tutto. Come facciamo? Allora, vedete la mezzaluna sulla questa che si muove? Voi girando e muovendo l'ago, diciamo, questa mezzaluna si sposta, la dovete tenere sul lato sinistro, sulla vostra sinistra. Prendete l'altra mezzaluna e la dovete far incastrare all'interno del vano. In parole, da una parte voi noterete che la mezzaluna sinistra ha una sporgenza unica, l'altra invece ha una specie di forcella. Quindi la parte sinistra andrà ad incastrarsi perfettamente all'interno della destra, così da formare un cerchio. Una volta che abbiamo fatto questo, dobbiamo mettere ovviamente la ghiera, quella che abbiamo tolto per prima, che io stavo sbagliando perché con la videocamera la stavo mettendo sotto sopra. Vedete questo diciamo vuoto? È la parte dove poi andrà incastrata la spoletta, quindi va in alto. Dovete inserirla. Una volta inserita, prendete le alette laterali, quelle nere che avete prima allargato, e le dovete riprendere e rimettere chiuse, quindi riportarle verso il centro. Sentirete un click perché andranno a finire in quei forellini che vedete. Ecco qui, adesso è di nuovo montato il vano porta spoletta, non ci resta altro che inserire la spoletta all'interno. Inseriamo la spoletta, sempre come vedete perché quel pernetto va a inserirsi in quella fessurina che va in alto. Ora prendiamo il filo che è già inserito nel lago e giriamo il nostro piedino, passiamo l'ago che va a pescare il filo della spoletta. Una volta che esce fuori lo tiriamo completamente verso l'esterno e tutti e due i fili verranno messi dietro pronti per iniziare la nostra cucitura. Ciao ragazzi e ragazze, spero di esservi utile.